della collaborazione. La sposa torna a casa, fresco vincitore del premio come miglior film cortometraggio al Festival Salento Finibus Terre, l'opera del regista Dario Di Viesto e del produttore Alessandro Contessa, era stata girata proprio nella città degli Imperiali. Per questo la presentazione al Teatro Italia, che ha accolto anche la protagonista Flavia Melpignano, ha un sapore particolare. Bisogna ritornare a fare cinema nelle sale cinematografiche e l'occasione è quella giusta, perché il lavoro di Dario Di Viesto, a mio parere, è un lavoro meraviglioso che merita questa cornice. C'è un centro storico a Francavilla Fontana che, se inquadrato nel modo giusto, poteva restituire anche degli ambienti di eleganza da una parte e anche un po' di desolazione. A rendere ancora più prezioso l'evento la presenza del primo comprensivo della Maison Nichi Falco, che collaborarono alle riprese, la masterclass del direttore di Filmmakers Magazine Luigi Sardiello. Anche l'Italia, anche al sud, si può fare cinema di livello. Beh, si deve parlare di cinema. Uno dei limiti del cinema italiano negli ultimi anni è non tanto e non semplicemente che non si sono fatti film, ma non si è fatto tutto quello che gira intorno. Il grande periodo storico del cinema italiano è un periodo in cui non c'erano solo grandi registi, ma c'erano anche grandi attori, grandi sceneggiatori, grandi critici, grandi maestranze. Quindi parlare di cinema è uno dei modi di tenerlo vivo.